Io non credo che Alessandro possa vedere questo video. Se lo dovesse vedere, gli dico di trovare il modo di farsi sentire. Non dico la forza, dico il modo, perché io non so in che situazione è Ale. Se fosse libero, ed è la cosa che proprio gli auguro, e vuole farsi una vita sua, va bene. Noi abbiamo, credo, anche il dovere di rispettare le scelte di un ragazzo di 22 anni, però abbiamo il diritto di sapere che sta bene. Questo sì, mi manca Ale, tutti i giorni. Io non sento Alessandro morto. Qui non lo so, è autodifesa, non lo so, però sta di fatto che il corpo è stato cercato tanto e non è stato trovato. Una ventina di giorni fa ci è stato restituito il telefono e quindi l'abbiamo dato a un perito. Dalle prime cose che sono state viste sembra che Alessandro abbia fatto delle ricerche mirate sull'Olanda. Speriamo che sia la pista giusta. All'inizio è stato definito un allontanamento volontario, per cui nell'immediatezza tutte le cose che avrebbero potuto esserci utile, e principalmente il visionare le telecamere, non è stato fatto. È stato cercato Alessandro come un corpo, quindi in questo senso sì, sono state fatte delle ricerche mirate anche nell'immediatezza. Però devo dire che Alessandro ha cominciato ad essere cercato come persona viva quando il caso è passato alla squadra mobile di Modena e il fascicolo si è trasformato da allontanamento volontario a sequestro di persona contro ignoti. Però purtroppo era tardi, nel senso che tutti sappiamo che le prime ore, i primi giorni sono fondamentali e più passa il tempo e più è difficile. Questo è un po' un mio chiodo fisso. Non c'era nessun motivo per cui Alessandro interrompesse i rapporti con la sua famiglia e soprattutto che mantenesse un silenzio per così tanto tempo. È un po' la mia paura, però è l'unica spiegazione logica che io riesco a darmi. Ingiudicabile. Ha avuto un percorso di vita duro ed è un ragazzo che può anche essere introverso, però con un cuore grande, sensibile, buono. Un ragazzo come tanti altri, con una sensibilità maggiore dovuto proprio al suo percorso di vita. Dopo 6 mesi dalla morte di mio fratello mi sono ammalata io, insomma, tutte cose pesanti, molto pesanti per un ragazzo di 20 anni. Io ho cominciato a notare un cambiamento di Alessandro nel settembre 2020 dopo una sua prima esperienza lavorativa, che è durata poco perché poi non gli piaceva, e lì ho cominciato a vedere un Alessandro più scontroso, più freddo, e io gli chiedevo: ma cosa sta succedendo a Ale? E lui mi diceva semplicemente: mamma, io devo crescere. Il cambiamento grosso arriva 10 giorni prima della scomparsa, dove comincia a dire che ha paura, che si sente manipolato. Mi diceva: mamma, stai attenta quando vai in giro che non ti facciano del male. Dormiva con me a 20 anni. Lì è proprio stato il declino di Alessandro. Posso essere sincera? Io credo che tutte queste iniziative ben venga, e io ringrazio Sassuolo Calcio, ringrazio tutti, però è un modo per cercare di rimediare agli errori
che sono stati fatti e che vengono fatti nel caso di tutte le scomparse di un maggiorenne. Cioè, gli scomparsi vanno cercati subito. Va bene ricordarle, va bene che se ne parli, perché può arrivare la segnalazione giusta, ma dietro ci deve essere un lavoro delle istituzioni, che in questo caso mancano. Io non credo che ci siano parole per spiegare quella che poi è una sopravvivenza in funzione della ricerca di Alessandro. Quello che vorrei dire a un genitore che gli auguro di non provarlo mai. Bye.